plastica che fa veramente schifo, e quindi cercheremo anche come possibilità finanziarie che troveremo, speriamo di trovare qualcosa per mettere a posto i tempi brevi della piazza e attrezzare l'area senza isole per il canale. Quanto ci riguarda, come area è anche condivisibile, perché sia a logica sia logisticamente può essere effettivamente quella lì. Quello che volevo chiedere era, in ottica che non sappiamo quando queste telecamere vengono, esatto, quando arriveranno e soprattutto quanti saranno i punti sensibili a scattarle, perché se le telecamere nell'ottica della condizione dovessero arrivare nel breve, si potrebbe anche dire a dicono quelli ok, ma non vorrei che magari i tempi in Italia sappiamo come sono, magari poi la burocrazia o il paesaggio dovesse dilatare nel tempo troppo la cosa, rischierebbe di essere male. Può essere preso in considerazione. Perché mi ricordo che si ragionava circa sui 200 euro mensili, adesso vado a... Poi vedere le registrazioni, perché se noi metto la telecamera lì e poi... Pensavo che volessi parlare di prima. No, ti volevo chiedere, a me le telecamere vanno anche bene, cioè nel senso bene che si faccia la sorveglianza, sai che a me piacciono le telecamere. Però ti volevo chiedere... chi c'è dietro le telecamere? Cioè qualcuno deve guardare quello che la telecamera... C'è sicuramente, sicuramente. E ti facciamo un servizio gratis. Facciamo perfettamente con... ti dicevo, quelle che hai intenzione di mettere in tutto il paese, 11, queste qua, le telecamere, guarda che ancora all'epoca le padovane erano, le telecamere che ormai adesso sono così, dal tempo, perché solo già la Padovani c'era Oliviero, c'era una roba che era lunga da tempo. Detto questo, una volta che c'è installato, chi c'è dietro che li controlla? Cioè, ci deve essere un personale. Una capire chiaramente di regia di registrazione, perché ci sono massi esterni, adesso non parliamo. Questo dico. Non per tenere anche il costo della spesa, cioè... Hai fatto il tempo, le telecamere servono, costano di tutto, è loro che bisogna controllare le telecamere. Adesso abbiamo appena discusso brevemente di Simone, proprio sul fatto che non è tanto la telecamera Lorenzo che possiamo fare, Allora, il problema delle telecamere è che, lo sapete, c'era un problema di patto stabilità non solo da parte nostra, ma anche da parte del nostro partner, noi avevamo un problema di rientrare, lui aveva il problema di non sforare, quindi il problema abbiamo dovuto spostarlo. Devo anche dire che il finanziamento è stato in bilico per un po' di tempo, nel senso che non era così scontato che la regione ce lo mantenesse. Hanno deliberato lo spostamento dei termini, quindi da questo punto di vista abbiamo tempo fino a dicembre di quest'anno per riuscire a risolvere. Abbiamo anche la fortuna, cioè diversi, di avere il segretario comune con Isola, stiamo facendo alcune indagini, poi cominciamo a cominciare la sicurezza, che non sono più di questione o meno, stiamo facendo un piccolo screening anche positivo su due operazioni. La prima per rispondere anche a Mirko, perché il progetto originario ad esempio comprendeva una serie di controlli sia fissi che mobili, probabilmente sono abbastanti, cioè nel senso che era previsto anche un mezzo stradale che controllava le telecamere girando per il paese, che è una cosa che è carina se volete, però veramente ci sono una persona che gira e credo che in questo momento sia abbastanza difficile riuscire a prevedere un servizio di questo genere. Comunque il problema viene monitorato quindi da postazioni fisse e la sostanza è che bene o male non è che ci siano 24 ore su 24 uno che guarda le telecamere, se possiamo avere da quelle convenzioni. Ma il problema è che le telecamere poi registrano quello che succede, quindi è una dissuasione anche a posteriori, quindi questo sarà sostanzialmente il tema. Le telecamere dovrebbero essere 11, stiamo ricalibrando comunque le spese perché i problemi finanziari esistono comunque da questo punto di vista, sono inserite nel piano finanziario che dovrebbe arrivare in bilancio, spero però molto che il governo si decide a darci alcune indicazioni sia sull'IMU che sui trasferimenti. In questo momento sono notizie che ci mancano, facciamo anche fatica, uno dei motivi è solamente per cercare.
speriamo di arrivarci con anche in termini di ragionevoli. Quindi le telecamere saranno 11, siamo in procedura a parte, non so se restare a dire anche le parole conseguendoci al meglio questa cosa qua. Spero che arriviamo in termini di tempo ragionevoli, sicuramente per l'anno, tanto per essere chiari. Me la fa una promessa, signore? Me la fa una promessa? No, facciamo. Beh. No, c'è l'intenzione. Noi abbiamo mantenuto fermo un anticipo. Sai che qua non lo dico a te perché adesso te sei arrivato adesso. Grazie molto che lo fosse in 2 anni, che abbiamo messo uno. Non devo mia parlare del patto di stabilità. Non parlare sul patto di stabilità. Grazie a tutti quei miei voli. Quindi io grazie. Allora stiamo parlando delle telecamere. Non voti telecamate, amico. No, fermi. Stiamo parlando delle telecamate. Sto dicendo che entro l'anno lo facciamo. Bene, questa è una promessa. Abbiamo 3 priorità da fare, che sono quelli su cui abbiamo finanziamenti. 3 finanziamenti. Ok, perfetto. I 3 finanziamenti sono... Guarda che dopo mi mette lì in mente. Ma mi vengo la tua guarda. Perfetto. Bene, ottimo. Grazie. Posso dare qualche informazione sulla questione legata all'appalto delle sorveglianze in questo momento? Sto procedendo alla verifica con la prefettura per quanto riguarda la corrispondenza del progetto che avevamo mandato a suo tempo per l'analisi da parte del Comitato Provinciale della Sicurezza, perché ultimamente il Ministero dell'Interno ha mandato una circolare in proposito per quanto riguarda la realizzazione di questo progetto, dei progetti generali per la videosorveglianza, quindi richiede che il Ministero richiede che siano inserite alcune cose particolari, cioè alcuni luoghi sensibili, qualcosa. La circolare è stata appena emanata, per cui c'è anche andato lì. Io ho già preso contatti con la prefettura. In questo momento si sta ragionando anche sul capitolato di appalto, perché la predisposizione del capitolato è un aspetto tecnico. Quindi sto ragionando con esperti e dopo si procederà ad appalto con un'offerta economicamente vantaggiosa che è composta da aspetti tecnici e aspetti economici. Si cerca di risparmiare, nel senso che siccome ci sono i problemi di bilancio che prima ha accennato il sindaco, su un progetto che prima era previsto di più di 300.000 euro, si sta vedendo di risparmiare, perché 300.000 euro vuol dire che da parte del comune c'è una contribuzione. Se il contributo regionale è il 64%, la differenza la deve mettere il comune. Più alto è il conto del contributo, più alto è l'importo della spesa, più alto è la parte che deve mettere il comune. E se il comune naturalmente ha risorse limitate, dobbiamo cercare di far quadrare un attimino il conto. Non solo qua per Morgana, anche per il suo della Scala è un problema identico. Non sono portatieri, sono troppi, infatti, non c'è dubbio. Vi ho detto queste cose proprio perché, avendo analizzato il progetto soggetto che è stato predisposto, evidentemente è stato calcolato su cifre abbastanza rilevanti per singola telecamera. È stata messa da parte l'azione numero 2, perché il progetto prevedeva l'azione riguardante la videosorveglianza, l'azione riguardante le postazioni mobili, altre acquiste di attrezzature legate alla sicurezza. Sono 27.000 euro a telecamera? No, l'importo a telecamera era... No, l'importo a telecamera era circa 9.000 euro a telecamera. Però... Telecamera era 5. Ci sono telecamera. Mi sono informato. Le note, vede la tua, non lo so. Sì, no, capito, fare 9.000 euro, non è che... Tu dai, forza, per piacere. 9.000 euro, scusa, Esco in 2 secondi e poi lascio il senatore. Ci sono appalti che vanno, recentemente, ho visto qualche uno, telecamere che ha costo naturalmente di debiti anche, fanno le ditte, costano 12.000 euro e che vanno in appalto a 4-5.000 euro. Naturalmente sono telecamere che hanno un certo rilievo, una certa importanza tecnica. Quindi certo, si spera che su questa cifra riusciremo a dotare i 2 comuni almeno di questo numero minimo che era stato previsto. Poi se ci sono magari anche ribassi,
adeguati, per il porto si cercherà di fare sotto la soglia europea, per evitare di andare a fare una gara di livello europeo, cercheremo di stare sotto il porto minimo previsto per le gare a livello nazionale e quindi poi utilizzando l'eventuale ribasso per potenziare tutto quello che è le dotazioni dei due comuni. Tragnano e poi non tenere, volevo chiedere una cosa, parlavamo riguardo alla telecamera, il segretario che sta seguendo questa cosa, perché secondo me io ragiono ancora a vibrazione un po' da privato, però si potrebbe applicare sul pubblico questo, nel senso, un impianto di videoregistrazione nella propria attività, per esempio io ho un impianto delle mie telecamere esterne, interne, con la videoregistrazione 24 ore su 24. Quello il mio terminale, cioè io posso controllare le immagini dal telefonino, cioè come posso controllare io dal mio telefonino? Penso che se si fa una centrale in cui possa controllare le immagini di tutte le attività che vogliono associarsi, il comune possa anche chiedere una cifra per questo tipo di abbonamento, posso pagare le società private. È finita nei telegiornali una rapina in una banca che aveva la videosorveglianza in diretta con una municipalità, adesso non so, non mi chiede che città, ma non so se Roma, Milano, qualcosa di grosso per carità. Però hanno sventato la rapina perché si sono accorti che era una rapina. Allora io dico, io come imprenditore privato sono ben felice di pagare un qualcosa al mese, però so che 24 ore su 24 c'è una persona che mi controlla la mia attività, sempre nell'ambito delle norme sulla privacy, per carità. Allora, forse come amministrazione, non so se si possa ricavare un'entrata da questa cosa, però se, siccome questi registratori digitali sono anche dei terminali internet, si può ricavare l'immagine da questa cosa, cioè se uno può anche abbonarsi, allora ecco che magari si potrebbe abbattere il costo di chi sia una fase successiva. Ecco, se magari lei che sta trattando, volevo chiedere questo, che magari si può informare se si può fare anche una cosa del genere. Cioè, oltre alle 11 telecamere, se hanno telecamere, cioè delle banche, dei negozi privati, delle cose del genere, che si ha una panoramica un po' più ampia. Questa è una fase successiva, nella fase del capitolato d'appalto, perché poi le ditte dovranno presentare i loro progetti, si potrà prevedere anche questa eventuale possibilità di un collegamento. Poi nella fase successiva, se il comune riterrà opportuno, potrà fare le convenzioni con il privato. Chi vuole, cioè, si può fare come un allora, nel progetto è previsto già due sedi per le registrazioni, perché una sarà nel comando individuale, per quanto riguarda tutte le telecamere. Saranno quattro all'interno del comando dei vigili urbani dove tutte le telecamere di Nogara avranno il loro quadretto e quindi all'interno di questo quadro, questo schermo, ci saranno tutte le telecamere di destinazione. Ci sarà la registrazione di quello che succede per un certo periodo, quello che prevede la privacy, perché deve essere conservata solo per un certo periodo. Si sta pensando di fare un terminale video anche ai carabinieri, in maniera tale che anche loro, si sta pensando, se le risorse ci saranno, di fare anche installare telecamere nei punti principali di accesso al paese, dove si possano leggere anche le targhe delle macchine, perché per quanto riguarda la sorveglianza sul territorio, questo è importante ai fini della ricerca per punti, quando i ladri prendono le macchine, scappano, insomma. Serve soprattutto per la polizia o per i carabinieri. Ci sarà una possibilità di collegamento, ma non di registrazione, fra le due postazioni dell'Isola della Scala e di Nogara, e poi con un altro video anche nei carabinieri di Isola della Scala. Quindi due stazioni carabinieri più i due comandi di urbani, con la possibilità anche di leggere sulle vie di accesso principali due paesi delle letture delle parti che possono implementare il controllo del territorio. Sì, è stato detto un po' tutto per quanto riguarda questa mozione, però pensavo che secondo le telecamere le stiamo aspettando da qualche tempo e spero che potrà arrivare entro l'anno, no? E qui dobbiamo ringraziare l'amministrazione di ieri perché contributo
sito è arrivato grazie a loro. Non sarebbe comunque possibile vedere di identificare lo stesso un'area per questi camionisti che parcheggiavano prima quell'area lì? Cioè, comunque cercare, proprio dal punto di vista della sicurezza, identificare un'area, no, identificare tra i due che, cioè, sicuramente non è un'area protetta dal punto di vista della sicurezza, se non gli stadi, delle camere. Sì, in caso suo il portiere gli mette malai il camion. Sì, se ti provo di ok, è consentito. Posso continuare dopo la battuta che faccio? Ti sporchi a dentro. Sono d'accordo anch'io, ma ti sto dicendo che per tamponare la situazione, visto che le telecamere andranno probabilmente posizionate a fine anno, per tamponare la situazione non si riesce a identificare comunque un'area, parlare a questi camionisti? Forza, non so, dopo le battute che ti dico, perché ti rispondi sempre con le domande, perché tu ti fa la questione che ti risponde con le domande. Ma la questione che hai fatto, non c'è la montagna se devi individuare un'area o meno, ma sì. Più qua sempre. Appunto, ho capito, ti sto chiedendo. Zai 2 non può essere identificato adesso per tamponare questa situazione. Ma scusa un attimo, ma allora era via Maso, l'area giusta, perché qua hai scritto, no? Presso via Maso, no, parlare che hai scritto non riesco a scritto via Maso, presso via Maso, in un'area dove. Ma scusa un attimo, allora senza attenzione per cortesia, visto che hai scritto, dopo vorrei. Perché qua scrivi, da come scrivi te, che sembra che fino a ieri che era via Maso e gli abbonamenti della gara erano super protetti. No, adesso no, momento, no, due, si crea no, un'area di parole in bocca. Non è vero, questo qui abbiamo detto che c'era un'area che veniva utilizzata dai camionisti. Quest'area adesso non è più utilizzata dai camionisti, è utilizzata dal corriere. Il problema dei rumori non si è risolto, perché prima che i camionisti adesso del corriere, il discorso del problema dei rumori o di andare a identificare i condomini guardiani, come dici tu, o andare a identificare chi parcheggia la targa dei camionisti quando tu paghi la multa. No, è la risposta che hai dato tu. La risposta che hai dato tu. Allora, ti sto chiedendo, ti faccio una domanda, ma non in senso polemico, no. Una domanda, ti sto chiedendo. C'è la possibilità di identificare un'area? Tu mi stai dicendo, stai, è difficile stare adesso. Perché non ci sono le telecamere? Perché non c'è Maso sulle telecamere, scusa. Allora, il discorso è che abbiamo identificato in Zai quella zona adatta perché vadano i camion, va bene? Se un po' alla volta la prestiamo diventerà sempre più sicura, al momento non ci sono altre aree disponibili. Ma un camionista non può attualmente andare a portare il camion in quella zona lì perché non si trova neanche più il camion? Cioè, quella zona lì, come hai identificato tu e come avevamo identificato anche noi da questo punto di vista, perché quella è l'area, deve essere dotata di una certa sicurezza, che la parte dalle telecamere, che può partire dal discorso di un chiosco, tutta una serie di cose che adesso non ci sono, perché adesso non ci sono. Allora, se le telecamere probabilmente saranno installate verso fine anno, ti sto chiedendo, questa è la meta che via Maso, che dopo devono guardare tante e tante punte. C'è la possibilità di avere un'altra area in Italia? Noi non abbiamo fantasie, siamo in grado di ricercare la decente, giusto e civile. Sì. Interventi, te spacci tutto il discorso e lo devo scrivere. Scusa, non hai ragione. Io ho fatto una domanda, ti ho chiesto, è possibile un'area momentanea? Il sindaco mi ha detto di no, certo la risposta è sì. No, ti credo un'area. Sì, caso mio. Oh, bene. Andiamo a guardare che non chiuderemo a caso mio. Forza, facciamo la funzione.
porto anche di votare la mozione, diciamo, favorevole. Va bene? Favorevole alla mozione. Unanimità. Prego. Mozione protocollo 1623-12, presentata al gruppo consigliare Gario Varese, precedente caso di vandalismo avvenuto nel territorio comunale. Prego, Paolo. Invitata l'assessore poltroniera in quanto assessore patrimonio, anche questa è stata protocollata a livello di dicembre 2011 e faceva riferimento nelle premesse, cercherò di non leggere il testo ma di farlo capire comunque, nel consiglio comunale precedente rispetto a quanto l'abbiamo protocollata, quindi si parla del consiglio comunale di novembre, era nato all'interno della discussione, penso che non è neanche su un punto specifico, il problema del crescente vandalismo che comunque già allora si stava verificando nel territorio comunale lucarese. Siccome ancora in quell'occasione, quindi a novembre, avevamo data la disponibilità a fare un ragionamento insieme, perché comunque sono tematiche queste che non dovrebbero assolutamente portare l'etichetta del partito di appartenenza, ma semplicemente la lucarezità, avevamo dato appunto quella disponibilità che era stata da parte dello stesso assessore, penso che parlasse a nome di tutta la sua maggioranza, comunque accettata e credo anche apprezzata. Siccome lo stesso assessore in quel contesto aveva detto che comunque era indignato per quegli avvenimenti, pensavamo che non dovessimo arrivare appunto a marzo per dover risollecitare comunque ancora noi attraverso un provvedimento il fatto che si parlasse ancora della cosa. Quello che vi diciamo, infatti, riguarda l'assessore poltronieri, ma riguarda comunque parecchio anche l'assessorato al sociale, quindi l'assessore Brunelli, perché si parla di vandalismo giovanile, ma non solo, perché abbiamo messo ma non solo tra parentesi, però il vandalismo giovanile che comunque è presente nel nostro territorio, come penso in tutti gli altri comuni, anche per il momento storico che stiamo vivendo, può essere effettivamente una manifestazione di un disagio giovanile e sociale imperante nelle nuove generazioni. Visto che da parte dell'assessorato al patrimonio e anche da parte dell'assessorato al sociale, in quell'occasione, era stata comunque fatta denuncia di questi incresciosi fatti, ma non abbiamo ottenuto nel frattempo né in Consiglio Comunale né sotto altre forme alcuna relazione in merito o comunque alcuna sollecitazione ad eventuali iniziative da portare avanti o poi come amministrazione oppure anche con intervento delle forze di opposizione, chiediamo e impegniamo il Consiglio Comunale, perché come dicevo prima la nostra è una forza comunque in Consiglio Comunale che fino adesso, e lo faremo fino all'ultimo giorno di questo mandato, non saremo solamente quelli che dicono su, ma saremo anche quelli che di volta in volta proporranno. L'abbiamo fatto 2 minuti fa, una mozione che riguardava un caso che c'è a Nogara, e altrettanto lo facciamo in questo caso. Chiediamo all'assessore poltroniere di relazionare dettagliatamente in Consiglio Comunale questa sera tutti i casi di vandalismo avvenuti all'interno del nostro territorio comunale. Impegniamo il sindaco ad organizzare un tavolo tecnico nel quale siano presenti quelli che riteniamo che siano i maggiori o comunque i più autorevoli autori per affrontare comunque questi temi, quindi il consiglio comunale, dei rappresentanti dei consiglieri della maggioranza, della minoranza, del sindaco e della giunta, le forze dell'ordine, quindi parliamo del corpo di vigili urbani e del corpo dei carabinieri, nonché altre due importantissime in realtà e secondo me imprescindibile quando si tratta di questi casi, che è il mondo parrocchiale e il mondo scolastico. Noi avevamo già iniziato, torniamo ancora al 2010, a fare una serie comunque di incontri periodici fatti con il comandante, con l'allora comandante di vigili di Isola della Scala, con il comandante dei carabinieri di Nogara. L'avevamo fatto, se non ricordo male, in 1 o 2 contesti anche con il dirigente scolastico o comunque con un suo delegato e anche con la parrocchia, perché riteniamo che tematiche come queste o sono viste con uno sguardo d'assieme, dove ciascuna delle parti cerca di portare il proprio contributo, perché è chiaro che il comune senza la scuola o senza la parrocchia o senza le forze dell'ordine rimane sì un qualcosa di propositivo che va fatto, però è chiaro che perde nell'insieme comunque di efficacia. È chiaro che se viene fatto di concerto si possono ottenere dei risultati che da soli comunque non si raggiungerebbero. Questo ricadeva in quello che noi avevamo chiamato ancora in campagna elettorale, che l'avevamo portato avanti, mi ricordo che ce l'avevate chiesto anche con un'interrogazione, il famoso osservatorio dell'immigrazione, che non c'entrava niente perché riguardava quello, ma riguardava anche dell'altro e anche in questi casi.
Noi chiediamo appunto cosa è stato fatto fino adesso, quali sono, oltre a quello ovviamente che abbiamo visto noi e che ci hanno dato lo stimolo per poter portare avanti questi casi, quali sono le maggiori criticità presenti sul nostro territorio comunale e soprattutto se si ha intenzione, come da noi sollecitato da parte di questa amministrazione, arrivare comunque a questo tavolo tecnico che, se fatto con una certa periodicità, potrebbe portare risultati così interessanti. È vero, come ha detto il sindaco prima, che ogni consigliere ha il diritto e il dovere, ma non come consigliere, come cittadino, di riportare eventualmente agli organi di competenza casi specifici che possono essere di una certa gravità. L'abbiamo visto nell'ultimissimo periodo, che purtroppo si sprecano dalle cose proprio a danno del territorio comunale e fino ad arrivare a cose a danno purtroppo della stessa vita, della stessa comunque dignità, credo, da essere umano. Volevamo appunto sapere, ridando ancora per la seconda volta, la disponibilità a poter fare eventualmente qualunque tipo di iniziativa insieme. Per quanto mi compete, è già stato fatto un tavolo tecnico con la direttrice scolastica, con i carabinieri, il parroco, e sono stati evidenziati dei soggetti un po' più volenti e particolari situazioni che verranno prese in considerazione. E per quanto riguarda poi il cerchio magico, è stato potenziato per quanto riguarda un pomeriggio in più e un operatore in più. Attendiamo tra l'altro un finanziamento da parte delle USL, anche perché è stato aperto il cerchio magico al fine di sondare, quindi abbiamo degli utenti e quindi abbiamo aumentato l'offerta. Allora, riguardo gli atti di vandalismo, io mi sono fatto dare dagli uffici le varie denunce che sono state fatte alcune denunce da parte dell'amministrazione comunale riguardo atti di vandalismo che sono successi soprattutto in cimitero comunale, poi ogni tanto si verificano. Sono accaduti anche in via San Francesco, nella zona della gelateria, dove abbiamo i bagni del bucciodromo, anche lì abbiamo avuto dei danni, ho trovato personalmente Lucia Carabinieri, e sappiamo, adesso è oggetto anche di interrogazione poi più avanti, la stazionata famosa della pista ciclabile, che è stata danneggiata in maniera piuttosto importante, dopo tutta una serie di fenomeni di vandalismo che purtroppo hanno visto in 2-3 mesi un proliferare che è stato un po' anche esagerato, insomma. Mi pare che ultimamente sia andato confermato, questo magari dopo relazionerà meglio il sindaco, però per esempio il fenomeno delle scrittografie sia sull'asfalto che sui muri, che su altri edifici del comune, i edifici abbandonati, comunque non è un danno diretto al patrimonio pubblico, ma è comunque un danno estetico e un danno è anche un segno di inciviltà. Nonché un altro problema sono anche le deiezioni canine, per esempio, che anche questo è una cosa di disturbamento del patrimonio pubblico, nei confronti del quale, tra l'altro, in questi giorni è stata appena emanata, questo era come dava meglio notizia del sindaco, è stata emanata una ordinanza sindacale specifica che va a individuare le misure specifiche per chi porta passeggio al cane e deve avere le proprie strutture per raccogliere. E qua, oltre al discorso sanzionatorio, c'è anche un discorso proprio di civiltà, insomma, di educazione nel rispetto degli altri, dei pedoni e dell'altra popolazione. Ecco, un po' è il fatto che si diceva anche l'altra volta, cioè che purtroppo bisogna cominciare a far entrare nella concezione della popolazione in generale, magari soprattutto in certe fasi più giovani, purtroppo dico da giovane, insomma, che il bene pubblico è un bene che, come dicevi anche te prima, paghiamo tutti di fatto, e quindi passare dalla concezione che chi rompe qualcosa che fa parte del patrimonio pubblico è semplicemente uno sfigato, non è sicuramente più furbo della compagnia, insomma. A questo proposito, io penso che adesso, in accordo anche poi con l'assessore sociale, si potrà col prossimo anno scolastico prendere le direzioni scolastiche, perché dovrà essere d'accordo con lei magari fare una serie di appuntamenti anche magari a scuola, nelle scuole medie, magari anche con dopo di visi urbani e con anche il personale specializzato, quando spiegare appunto l'importanza anche del